Buonasera a tutti, grazie innanzitutto al QAM per questo invito e questa attenzione al settimanale diocesano che rappresento. Per non por tempo in mezzo, passerei subito la parola al professor Della Corte che ci trasporterà sugli scenari drammatici e avventurosi nei quali il crimine interviene. Buonasera a tutti, è stato più volte notato nella presentazione dei nostri ospiti la presenza di tanti giovani. In realtà sono rimasto molto colpito anch'io, abbiamo fatto il corso di emergenze medico-chirurgiche che abbiamo finito da qualche giorno e ovviamente presentandomi agli studenti che non mi conoscevano, io insegno medicina di emergenza che è l'ultimo esame dell'ultimo semestre e quindi è l'ultimo e gli studenti non vedono l'ora di andare via e di finire il corso di laurea. E ho detto loro: guardate che noi stiamo facendo anche queste cose qua, se vi interessa. E infatti dire se vi interessa ha suscitato veramente un movimento di persone che mi ha veramente colpito. E io ho sempre saputo, trasferendomi qui a Novara, ormai sono passati quasi 20 anni, che il senso di solidarietà sociale in genere e così di condivisione delle problematiche sociali, umanitarie, erano molto presenti e questo credo, come riporto un esempio, semplicemente quello, tutta la problematica relativa alla donazione d'organo, che qui è particolarmente sentita come evento, e sapere che c'è anche che questa disponibilità, questa umanità del territorio è trasferita, diciamo, anche in altri aspetti della vita sociale, mi ha fatto veramente molto molto piacere. Questi studenti sono sicuro, caro dottor, che capiterà sicuramente, ma soprattutto a pochi, lo dico, che qui presente, molte persone verranno a contattarti per avere un indirizzo su quello che si può fare. Ho piacere di presentarmi, visto che ho citato più volte, spenderò i prossimi 10 minuti per cercare di spiegarvi che cos'è il CRIMIDIM. Il CRIMIDIM, molto più semplicemente, è un centro di ricerca in medicina di emergenza e dei disastri, che è stato fondato nel 2007 presso questa università, che è nato in realtà come centro per quello che riguarda la medicina dei disastri. Di lì poi ci siamo mossi, su suggerimento anche degli studenti che partecipano al nostro master, cercando di sviluppare anche la parte di umanitaria, di aiuto umanitario, sviluppando anche la parte di Global Health che diciamo è un po' di fuori dalla nostra prospettiva. Io sono, come background, anestesista rianimatore, noi siamo abituati a lavorare in emergenza, ma purtroppo sappiamo anche che l'emergenza in ambito umanitario e di disastro succede nelle prime settimane, ma il grosso lavoro da fare è quello che succede dopo, che spesso è dimenticato. E quindi abbiamo voluto anche approfondire questa tematica che ci sta dando sicuramente delle grandi soddisfazioni. Le scritte sono in inglese, cercherò di riassumerle brevemente. Il nostro è un centro universitario, un centro di ricerca, un centro di dove si fa formazione, ma diciamo uno dei presupposti che io ho sempre posto ai colleghi che lavorano con me è quello comunque di sporcarsi le mani, cioè non si può parlare di medicina, dei disastri o di aiuto umanitario se non si è presenti sul luogo dove i disastri succedono, sia in fase acuta che in fase di riabilitazione. E questo ha portato un po' il nostro centro a essere presenti negli ultimi 10 anni a tutti i principali disastri che sono successi. Di solito non siamo andati come CRIMIDIM, ma siamo andati come protezione civile, siamo partiti con gli ospedali di Pisa e con gli ospedali dell'Ares Marche, proprio perché non abbiamo un'organizzazione nostra. Fortunatamente adesso, come ho avuto, che anche il Piemonte ha la sua colonna e rimarrà di fatto la prima e unica colonna di assistenza per il mondo e sarà veramente un grosso punto di successo per la nostra regione. La nostra visione ovviamente è quella di cercare di portare il nostro contributo attraverso la formazione di tutte le componenti che partecipano all'assistenza, partendo dagli studenti, come vedremo, per arrivare, diciamo, alla ricerca. Cioè purtroppo la ricerca in medicina dei disastri normalmente è molto povera, nel senso che è fondamentalmente aneddotica. E quello che stiamo cercando di fare noi, insieme a tutta una serie di altri centri, è di migliorare la qualità della ricerca, perché la ricerca non è avulsa completamente dalla risposta. Se noi sappiamo come ci siamo comportati,
la prossima volta ci potremo comportare anche meglio. Quindi fare ricerca in questo contesto è abbastanza difficile, è comunque il nostro obiettivo. Quindi fondamentalmente gli obiettivi che ci poniamo sono quelli di promuovere ricerca, promuovere la education and training, come si dice, l'educazione e la formazione anche tecnica, ma e poi di creare un ambiente di internazionalizzazione. Adesso vi farò vedere un po' con chi stiamo collaborando, e anche collaborare non soltanto con le istituzioni formative, ma anche con le istituzioni cosiddette operative, cioè con quelle che effettivamente fanno le cose, e ovviamente anche con le NGOs, cioè le non-governmental organization, che sono quelle che poi nella maggior parte dei casi sostengono nella continuità l'aiuto umanitario. È per questo che collaboriamo con QAM, collaboriamo con Medici Senza Frontiere, con Emergency, probabilmente me ne dimentico qualcuno, anche con Save the Children, con cui è nata la nostra esperienza in Sierra Leone, e che è servita come primo punto di contatto con QAM. Queste sono le nostre principali aree di formazione. Ovviamente noi partiamo dagli operatori sanitari per passare attraverso gli studenti, attraverso gli specializzandi, attraverso i policy makers, che sono il più alto livello di formazione, ovvero quelli che fanno effettivamente che prendono le decisioni strategiche, che hanno bisogno di un processo formativo. Le nostre principali aree di ricerca sono quelle tematiche che vi ho detto, della professionalizzazione, della ricerca, come si dice, on the field, e sono convinto che in questo progetto avrà anche l'ambizione di portare dei risultati in ambito di ricerca. E poi applichiamo, grazie alla collaborazione con Sinova, gli aspetti propriamente simulativi che possono essere applicati alla formazione, e poi ci interessiamo anche di residenza ospedaliera. Il nostro gioiello, diciamo così, è il Master Europeo di Medicina delle Catastrofi, che ormai è arrivato quest'anno alla 17ª edizione, vedo uno dei partecipanti al Master dell'ultimo anno, che è un'attività formativa che ha portato a Novara circa 500 persone provenienti da tutto il mondo. Normalmente non abbiamo studenti italiani, se non qualche rarità, perché gli studenti vengono obiettivamente da tutto il mondo, e è organizzato insieme all'Università di Bruxelles e a tutta una serie di altre università in giro per l'Europa. Un programma che abbiamo, per esempio, andando quindi dall'alto verso il basso, è il programma che abbiamo in collaborazione con Medici Senza Frontiere, che prevede la formazione degli ultimi anni di specializzazione in tema di medicina d'emergenza, anestesia, rianimazione, pediatria e chirurgia. Facciamo questi programmi formativi che prevedono un periodo di formazione online, poi un corso che viene fatto a Novara, dopodiché questi studenti sono pronti e preparati attraverso una selezione abbastanza dura, sia di conoscenze che anche di disponibilità e di atteggiamento psicologico che li predispone ad un'attività all'estero, ad un periodo di formazione sul campo tutorata dai Medici Senza Frontiere, tutorata che dura da 3-6 mesi. E inizialmente vincere la resistenza dei Medici Senza Frontiere per avere una partecipazione di questo tipo è stato molto difficile, perché ovviamente anche per noi è una responsabilità importante. Direi che ormai siamo arrivati alla quarta edizione del corso e stiamo addirittura trasformando questa esperienza nazionale in un'esperienza internazionale. Un'altra attività che facciamo è quella per, insieme all'International Federation of Medical Students Association, diciamo il contenitore del SISMA, e ringrazio il SISMA anche per tutte le cose con cui ci aiuta, no? Ed è un corso che ha la stessa tipologia, ma ovviamente a livello formativo più basso, per studenti di medicina di tutto il mondo, anche questi. Ed è stata una bella soddisfazione, per esempio, quest'anno vedere un ragazzo, un giovane studente come voi, comunicarci quando c'è stato il terremoto a Città del Messico, che il fatto di essere stati preparati a questo specifico aspetto lo ha reso un po' protagonista nell'ambito della risposta che lui immediatamente ha portato. Quindi è stata una bella cosa. Poi c'è il Disaster Sisma, che è un corso che facciamo per studenti di medicina in Italia, che nacque intorno al 2010-2008, perché dei colleghi amici di Pierluigi Ingrassia ci chiamarono a Palermo per fare un corso di medicina dei disastri, e da lì siamo arrivati in 39 università in Italia,
per insegnare quello che non è inserito all'interno del corso di formazione di medicina, del corso di laurea di medicina. Quindi abbiamo raggiunto la quasi totalità delle università e non siamo neanche più in grado noi di continuare a fare corsi, e quindi abbiamo, diciamo, cominciato ad avere la cosiddetta peer-to-peer education, cioè di costruire dei formatori all'interno degli studenti di medicina che possano essere in grado di formare i loro coetanei. Quindi non si tratta di fare un corso universitario, però non è un corso universitario. L'obiettivo che abbiamo è quello di fare in modo di far crescere la cosiddetta awareness, cioè la conoscenza, la sensibilità nei confronti della sensibilizzazione nei confronti dei possibili disastri. Questo è stato, per esempio, la collaborazione che abbiamo avuto con il 6 dicembre in Sierra Leone, dove Luca e Federico Merlo, insomma altri ragazzi che lavorano per noi, hanno costruito un programma misto, cioè che dava a insegnare a questi ragazzi come questi prossimi operatori sanitari locali, di come vestirsi e svestirsi e come trattare sul manichino i pazienti, e poi come camminare all'interno dell'ospedale che loro avrebbero avuto in Sierra Leone per conoscere esattamente l'ospedale prima di poterci arrivare. Abbiamo anche altri progetti internazionali, come per esempio il TIMSS, che è un progetto formativo di cui siamo principal investigator insieme alla Tel Aviv University, al Karolinska, all'Istanbul Medyanet University, al Novarecon, che è qui uno spin-off della nostra università, e abbiamo, diciamo, ci hanno dato l'incarico di formare gli EMTs, ovvero gli Emergency Medical Teams, che sono quelli che riconosciuti da WHO che vanno a lavorare sul campo in condizioni nella risposta immediata del disastro. Questo, ci sono altri progetti di cui siamo partner o che siamo stati partner o che siamo partner o che abbiamo la principal investigator role. Abbiamo poi altre attività, e io ringrazio qui Open Apertis Verbis, ancora un po', vorrei vedere che l'esercito, che ci dà un grandissimo aiuto nell'organizzazione di queste esercitazioni. Ve lo dico che abbiamo saputo quest'oggi per vie traverse che avremo un'altra volta la disponibilità del Field Hospital della caserma Babini di Venenzano. E cioè, avremo degli ospiti stranieri, dicevo, dalla Svezia, dagli Stati Uniti, dall'Olanda, dall'Oman, che verranno a vedere questa esercitazione. Quindi credo che anche per l'esercito sia un punto importante di conoscenza, e ringrazio ancora, perché per voi è sicuramente una grandissima disponibilità nei nostri confronti. Siamo poi diventati centri collaborativi dell'OMS. E devo dire che questo è stato, diciamo, una ciliegina sulla torta, ma anche una responsabilità, nel senso che veniamo spesso chiamati per portare la nostra conoscenza, e diciamo alcune volte in maniera anche abbastanza pesante dal punto di vista. Abbiamo fatto anche attività insieme alle Nazioni Unite, insieme a alcuni cluster, per esempio alcuni corsi che sono stati fatti qua a Novara, quindi globalmente all'interno delle attività nostre svolte dal punto di vista scientifico, penso che abbiamo avuto anche un ruolo nella possibile conoscenza di Novara come un punto di riferimento non soltanto diciamo scientifico, ma anche culturale, di partecipazione alla vita sociale della nostra città. Quindi vedete, abbiamo tutta una serie di collaborazioni. Qui ci sono appunto alcune, perché non sono tutte, alcune delle attività che abbiamo avuto in Iraq, a Gaza, nei terremoti in Italia, in Sierra Leone, nello Yemen, nel Nepal, in Afghanistan, in Sierra Leone, in Uganda. E al momento attuale abbiamo una persona che sta gestendo l'ostetrice ginecologia di un ospedale in Pakistan. Quindi diciamo che la nostra attività è diciamo così, abbastanza fervente. I collaboratori che abbiamo... Qui Luca è stato molto gentile a mettere la mia fotografia, però a me interessa molto di più chi lavora con noi: Luca Regazzoni, Alba, che appunto adesso è in Pakistan, Pierluigi, Davide, Marta, Nuran, che vedo laggiù che è un ricercatore israeliano che sta lavorando con noi, Ola, che è anche lei una ricercatrice polacca, Marcelo, che è brasiliano, che lavora con noi. Quindi il nostro
AIM è proprio quello di fare in modo di internazionalizzare il più possibile, quindi aprire la porta, di aprire gli occhi, di aprire la mente a quello che è il mondo moderno, che non significa vivere nella nostra ristretta realtà, ma aprire la testa e il nostro pensiero a quello che è un mondo globalizzato. Questi ci sono alcuni nostri studenti che hanno riportato le loro attività, facciamo anche attività scientifica, pubblicazioni, eccetera. Quindi io finisco qua, ringrazio tutti ancora i presenti e soprattutto voglio che guardiate l'indirizzo di posta elettronica. Noi non abbiamo mai respinto nessuno, cioè tutte quelle persone che sono venute da noi a chiedere di poter partecipare alla nostra attività sono sempre state accettate. L'ultimo degli studenti, intendo l'ultimo degli studenti dal primo anno fino al sesto, l'ultimo degli specializzati dal primo, quarto, quinto, sesto anno, a seconda della durata dei corsi, e di chiunque persona voglia in qualche modo collaborare con noi per migliorare la qualità del nostro lavoro. Quindi vi ringrazio ancora per la vostra presenza. Bene, grazie professor Della Corte per questo respiro davvero mondiale che ci ha offerto e anche per questa passione per l'insegnamento e per la trasmissione di questa capacità di intervento. Passerei allora la parola al dottor Bobbio che ci parlerà del QAM e di come si opera in questi scenari così complessi, forse anche a partire dall'esperienza dalla quale è appena reduce in Sudan. Un sentitissimo ringraziamento a tutti i presenti, anche perché è proprio una soddisfazione anche personale di vedere qui a Novara tanta gente che condivide questo interesse per la medicina a tutto campo, a 360 gradi, non solo la medicina ospedaliera, la medicina del territorio, ma soprattutto la medicina del mondo. E io penso che un medico, quello che ho creduto dall'inizio quando mi sono laureato anche prima, un medico debba vedere quello che succede nel mondo e fare il medico non solo nella propria città. Aiuta sicuramente a fare meglio il medico anche nell'attività di tutti i giorni qui a Novara. Il mio compito oggi è quello di darvi un'idea, una presentazione del QAM e lo farò a partire dalla mia esperienza in Sud Sudan dell'anno scorso. Cercherò di raccontarvi l'attività del QAM, la storia del QAM, a partire appunto da questa mia esperienza personale. E il Sud Sudan, così come la Sierra Leone, condividono un aspetto della loro storia, eppure sono paesi completamente diversi, con storie, popolazioni completamente diverse, ma ambedue condividono il fatto di avere nel loro passato delle situazioni critiche di criticità e di drammaticità importante e per tutto il loro tessuto umano, sociale, ma anche e soprattutto per il loro tessuto per quanto riguarda il sistema sanitario. Sierra Leone con la lunga epidemia di Ebola, il Sud Sudan per 50 anni di guerra. Un'altra cosa, un'altra piccola premessa è quella che quando qualsiasi persona, operatore sanitario va a lavorare in questi paesi, tutto quello che fa, dal riabilitare, aprire una sala operatoria, nell'organizzare una seduta di vaccinazione in un villaggio, hanno un significato che va al di là dell'aspetto meramente sanitario, che viene riconosciuto dalle popolazioni. Questo significato è sentire la speranza che cresce in loro, vedere che qualcosa funziona, che un servizio viene offerto per tanta gente è una gioia perché possono usufruire del servizio, ma anche per le persone amministrative, per il governo locale, diventa una speranza e un credere che è possibile con il lavoro e con la pace soprattutto poter costruire qualcosa di nuovo. Quindi il nostro lavoro non è solo un lavoro tecnico, sanitario, ma è un lavoro umano, etico, importantissimo, perché attraverso questo è possibile far crescere la pace e la cooperazione dei popoli. Come mai il QAM arriva a Irol? Nel 2005
vengono firmati gli accordi di pace tra il Sudan e l'SPLM, che è il movimento che ha portato all'autonomia, che poi diventerà una vera e propria indipendenza dopo il referendum del 2011. E questo processo di pace è stato sponsorizzato e aiutato anche dall'Italia, da un gruppo di paesi che ha sostenuto questi accordi di pace, tutta quella discussione che c'è stata per arrivare a questo importante risultato. E questo gruppo di paesi si è impegnato nel sostenere con degli interventi di tipo umanitario le popolazioni e il governo locale del Sud Sudan. E l'Italia in particolare, anche su stimolo del Monsignor Cesare Mazzolari, vescovo di Rumbek, comboniano, si era impegnata in due interventi importanti. Uno è stata la costruzione di un ponte e l'altro la riabilitazione dell'ospedale di Iron. Il ponte, che adesso è noto come Italian Bridge, è sulla strada che collega Irol e Rumbek, la città più importante della regione. È un ponte, oltre che essere un'opera che ha un significato anche simbolico, è stata un'opera importante perché ha permesso lo sviluppo anche economico di quella regione e della regione di Irol, dove poi è stato riabilitato l'ospedale. La Protezione Civile ha costruito il ponte, è stato inaugurato il 4 aprile del 2006, neanche un anno dopo la costruzione, la firma dell'accordo di pace. La Protezione Civile Italiana si è fatta carico del progetto, di tutta la logistica e poi della costruzione del ponte. E la fase successiva è stata invece l'ospedale di Irol. Per l'ospedale di Irol, la cooperazione italiana ha chiesto l'intervento del CUOM. Perché l'intervento del CUOM? Il CUOM è la più antica e forse anche quella con più esperienza organizzazione di cooperazione sanitaria in Africa. Il CUOM è stato fondato a Padova nel 1950 dal professor Canova, tornato dopo 10 anni, dal 1936 al 1946, a lavorare in un ospedale di El Kerak in Giordania. Al ritorno in Italia dopo la guerra, l'idea del professor Canova era quella di creare un'istituzione dove si potessero formare dei medici che poi potessero spendere parte della loro vita, della loro vita professionale, nei paesi che una volta si chiamavano il terzo mondo, oggi diciamo paesi in via di sviluppo. L'idea appunto è stata quella di mettere insieme ragazzi che sono diventati medici all'Università di Padova, e quindi vedete come l'attività formativa, l'attenzione alla formazione tecnico-scientifica ma anche umana ed etica sia nel DNA del CUOM. Il CUOM è nato appunto, e da qui la sigla, come collegio universitario aspiranti medici missionari. Quando diventa un'organizzazione di cooperazione internazionale? Alla fine degli anni 60, nel convegno di Nyeri in Kenya, i medici che lavoravano in Africa si incontrano e riflettono sul fatto che le modificazioni del contesto di quegli anni determinavano il fatto che non era più sufficiente l'impegno personale del medico, ma serviva un impegno di un'organizzazione che potesse garantire gli interventi sanitari. Quali sono queste modificazioni? Negli anni 60 i paesi africani conquistano l'indipendenza, cominciano a strutturare dei sistemi sanitari propri e la stessa medicina diventa più importante, acquisisce più capacità sia dal punto di vista tecnologico che clinico, e diventa quindi importante avere un'organizzazione alle spalle che permette di fare in modo che gli interventi di tipo sanitario siano adeguati alle richieste della popolazione. Adeguati in termini di contesto epidemiologico e anche ambientale dove si va a vivere, adeguati in termini di qualità, ma soprattutto adeguati per quanto riguarda il concetto di accessibilità dei sistemi sanitari. L'obiettivo del CUOM è quello di dare delle risposte sanitarie, ma il criterio dell'accessibilità è uno dei criteri che rimarrà poi sempre, anche tuttora, importantissimo in tutti i progetti del CUOM.
accessibilità ai servizi sanitari a 360 gradi, non solo accessibilità in termini geografici, anche accessibilità culturale, accessibilità sociale, accessibilità anche economica. Un'altra caratteristica di tutti i progetti del QAM è la sostenibilità. Sostenibilità, cioè il concetto che gli interventi sanitari poi devono poter camminare con le proprie forze e con le forze locali. Forze locali e vuol dire sia in termini di risorse umane sia in termini di risorse economiche. E da qui nasce il secondo nome del QAM, che il QAM si dà a partire nel 2000 per avere una visibilità più, diciamo così, immediata, che è quello di Medici con l'Africa. E specifichiamo quella piccola particella con l'Africa, cioè il concetto che si va sempre a lavorare con le istituzioni locali, che possono essere governative per la maggior parte o religiose, diocesi, che sono le controparti che hanno le attività, le strutture sanitarie con le quali il QAM va a lavorare. La sostenibilità è diventata un problema importante e drammatico anche a Dirol, quando si sono incominciate a ristrutturare le mura dell'ospedale, ci si è subito resi conto che era importante avere anche personale che potesse garantire la funzionalità dell'ospedale. Il Sud Sudan usciva da 50 anni di guerra, è un paese che tuttora non ha poverissimo di infrastrutture, strade, reti elettriche e quant'altro, ma anche e soprattutto la struttura formativa, scuole primarie ma anche le scuole professionali. Era un paese ed è tuttora che non ha medici, non ha infermieri, non ha ostetriche, per cui il problema del QAM è stato quello di portare dei medici a lavorare, dei medici e infermieri ostetriche a lavorare nell'ospedale di Irol. Sono stati soprattutto medici espatriati, europei e italiani per lo più, ma anche e soprattutto medici che arrivavano dall'Africa. Avere una sala operatoria ma non avere dentro nessuno non è quello che non può far funzionare un ospedale. Ecco che allora il lavoro del cuore è stato quello di portare dei medici, ma anche e soprattutto dei medici africani che si sono formati, qui vedete il dottor Elias, un chirurgo ugandese, perché il QAM lavora attualmente in 7 stati dell'Africa: Etiopia, Sud Sudan, Uganda, Tanzania, Mozambico, Angola e Sierra Leone. E in alcuni di questi stati, come ad esempio l'Uganda, la Tanzania, il Mozambico, il QAM è presente da decine d'anni. Ci sono delle generazioni di medici che si sono formate con il QAM, con i quali hanno condiviso gli ideali, il tipo di interventi, il modo di lavorare. E quindi ci sono dei medici ormai del QAM africani che hanno permesso, hanno dato la loro opera per costruire e far funzionare l'ospedale di Irol. L'altro passo successivo è stato quello di formare il personale locale. Il personale locale è stato mandato a studiare a Giuba, la capitale, ma anche in Kenya, in Uganda, e poi nello stesso ospedale di Irol sono partiti dei corsi di 6 mesi per creare quelli che qui da noi una volta erano chiamati gli infermieri generici, che ora, fino a qualche decina di anni fa, c'erano nei nostri ospedali. Quindi l'attenzione formativa è una caratteristica fondamentale di tutti i progetti del QAM, e con questo forse condividiamo una comune sensibilità con l'Università di Novara. Attualmente l'ospedale di Irol è un ospedale che ha 150 dipendenti, di cui circa la metà con una qualifica sanitaria, ha una divisione di chirurgia, la maternità, la medicina, la pediatria, il pronto soccorso, i servizi per la tutela materno-infantile, le vaccinazioni, la tutela della seguire le gravidanze, e la farmacia, la sala operatoria, un laboratorio di analisi che permette le trasfusioni e un minimo di analisi cliniche, e il pronto soccorso e l'accettazione. È un ospedale che è cresciuto.
non solo in termini di dimensioni, ma anche e soprattutto in termini di attività. E questo è quello che ci dà più soddisfazione, vedere che l'ospedale viene utilizzata dalla gente e che quindi la gente si fida del proprio ospedale. E la cosa più importante, forse, di cui sono più contento della mia esperienza, è stata che negli ultimi mesi dell'anno scorso, un medico sud-sudanese, giovane, appena laureato, ha deciso e accettato di venire a lavorare all'ospedale di Hirol, condividendo la voglia di rendersi utile alla propria popolazione, ma anche e soprattutto condividendo il fatto che la sua crescita professionale potesse essere garantita anche all'ospedale di Hirol, e questo ci rende molto orgogliosi, ci dà molta soddisfazione. E concluderei con una frase del professor Canova, che trovate nel libro che Luigi Accatto, il Vaticanista del Corriere della Sera, ha scritto su questo medico: non succede nulla di tanto grande al mondo come quando avviene un cambiamento nella speranza, che è quello che noi dobbiamo fare, è uno degli obiettivi importanti che dobbiamo fare quando andiamo a lavorare in questi paesi. Grazie. Allora, ringrazio molto il dottor Mobbio per averci dato questa dimensione così etica e umanistica del lavoro anche gravoso dal punto di vista fisico e mentale che si va a fare in Africa. Passerei la parola ad Arianna Castelli, referente del Segretariato Italiano degli Studenti di Medicina. Grazie. Buonasera a tutti. Questa sera ho appunto il piacere di rappresentare il SISM, che è il Segretariato Italiano Studenti in Medicina. È un'associazione no profit creata da e per gli studenti di medicina con il fine appunto di sviluppare dei progetti che possano far crescere lo studente non soltanto dal punto di vista scientifico ma anche culturale e umano. È un'associazione che ad oggi è presente in 39 sedi sparse su tutto il territorio italiano ed aderisce come membro effettivo all'IFMSA, che è l'International Federation of Medical Students Association, che è un'associazione non governativa riconosciuta dalle Nazioni Unite, che accoglie più di 100 associazioni studentesche in tutto il mondo. Per meglio illustrarvi le finalità del SISM e il modo in cui lavoriamo, vorrei quindi parlarvi di due progetti, uno realizzato in collaborazione con CRIMEDIM, che è il Disaster SISM, e l'altro realizzato invece in collaborazione con QAM, che è il Wolisso Project. Dunque, il Disaster SISM nasce nel 2008, ma già anni prima a Novara si fa sentire la necessità di introdurre nel nostro corso di laurea quelle che sono le nozioni perlomeno base della medicina dei disastri. E questo partendo da due presupposti: dal fatto che nello scorso secolo sicuramente sono aumentate progressivamente le calamità che hanno colpito non soltanto i paesi in via di sviluppo ma anche i paesi già industrializzati, e secondariamente anche per il fatto che l'articolo 9 del codice di deontologia medica prevede che il medico presti soccorso in caso di calamità, catastrofe ed epidemia. Questo purtroppo, la medicina dei disastri purtroppo non è istituzionale in tutte le università, ed è per questo appunto che nel 2002 Novara introduce un corso opzionale di 4 ore, che 3 anni dopo diventa di 24, e a Palermo nel 2007 si ha il primo corso opzionale fuori sede in medicina dei disastri in collaborazione con il SISM, fino ad arrivare appunto al 2008, anno in cui si ufficializza l'impegno reciproco tra SISM e CRIMEDIM e si parte con il progetto Disaster SISM. Disaster SISM è oggi un progetto appunto diffuso in tutta Italia, in più di 30 università, 39 come diceva il professore. È un progetto che
si occupa di introdurre gli studenti alla medicina dei disastri. Infatti abbiamo tre livelli di approfondimento crescente, abbiamo Disaster Season e l'Advanced Disaster Season, che danno nozioni rispettivamente base e approfondite in materia di medicina dei disastri, e poi abbiamo il Disaster Team, che invece prevede, diciamo, la formazione di studenti che poi siano in grado di trasmettere le proprie conoscenze in questo ambito ad altri studenti. Questo progetto si appunto compone di due parti: una parte che si, diciamo, un periodo di formazione a distanza attraverso una piattaforma e-learning, e un periodo invece di formazione in presenza, quindi residenziale, che prevede diverse attività, quindi vabbè, lezioni frontali, discussioni di gruppo, simulazioni tabletop, simulazioni in ambiente virtuale, case study, utilizzando quindi sia metodologie didattiche innovative sia metodologie didattiche tradizionali, come appunto possono essere le lezioni frontali. Perché è importante che lo studente di medicina acquisisca delle conoscenze in medicina dei disastri? Perché sicuramente in queste maxi emergenze sono necessarie delle conoscenze e delle abilità che non siamo abituati ad utilizzare nella vita di tutti i giorni, nella normale attività, e quindi abbiamo bisogno di conoscenze specifiche, capacità di gestione, di pianificazione, di flessibilità, che ci permettano di affrontare queste situazioni sfavorevoli nel migliore dei modi. Mi sono soffermata soprattutto sugli aspetti che spingono il SISMA a collaborare con enti quali CRIMEDIM, come fra poco vedremo anche QAM, piuttosto che sugli aspetti tecnici che invece interessano principalmente gli studenti poi, insomma, in fase di iscrizione ai progetti, perché volevo appunto che fossero ben evidenti le motivazioni del SISMA, appunto, nella collaborazione con queste associazioni. Il Wallisto Project è il secondo progetto di cui vorrei parlarvi questa sera. È un progetto realizzato appunto in collaborazione con QAM e permette allo studente e al giovane medico di appunto vivere esperienze di apprendimento e tirocinio presso strutture sanitarie africane gestite da QAM, al fine appunto di sensibilizzare la futura classe medica in tema di collaborazione internazionale e diritto fondamentale alla salute. Le mete attualmente disponibili per questo progetto sono Wallisto in Etiopia e Tosamaganga in Tanzania, dove appunto gli studenti si recano per effettuare un tirocinio formativo presso l'ospedale, seguiti da medici QAM o comunque da medici locali, e hanno anche la possibilità di svolgere attività di partecipare ad attività di supervisione presso le strutture sanitarie territoriali. Perché partire? Perché sicuramente è un'esperienza che arricchisce lo studente, anche se tuttavia non sempre sente di aver, diciamo, fatto la differenza. Questo sicuramente per le competenze limitate che noi studenti abbiamo e per il fatto che comunque anche la permanenza è limitata, dato che si tratta di un mese soltanto. Tuttavia, quello che noi consideriamo maggiormente poi in fase di diciamo, invio delle candidature sono sicuramente le motivazioni che spingono gli studenti a partire. È molto importante per noi che lo studente non parta con l'idea di poter salvare il mondo con le proprie forze, perché sicuramente sarebbe illusorio e forse anche poco rispettoso per queste comunità, che invece sono le vere protagoniste del progetto, come infatti dice il nostro motto: aiutare significa liberare dalla necessità di aiuto, che poi tra l'altro fa anche il paio con il motto di QAM, medici con e non per l'Africa.
Ciò che possiamo fare sarà sicuramente accompagnare queste comunità, formarci con loro, aiutarle a formarsi, con l'obiettivo quindi di una collaborazione tra soggetti che la cui autonomia e autodeterminazione vengano preservate. A questo proposito vorrei leggervi un passo tratto da Cuore di Tenebra, un libro di Joseph Corra. Nessun uomo si aprirà con il proprio padrone, ma un amico di passaggio, a chi non viene per insegnare o per comandare, a chi non chiede niente e accetta tutto, si fanno confessioni intorno ai fuochi del bivacco, nella condivisa solitudine del mare, nei villaggi sulle sponde del fiume, negli accampamenti circondati dalle foreste. Si fanno confessioni che non tengono conto di razza o di colore. Un cuore parla, un altro ascolta, e la terra, il mare, il cielo, il vento che passa e la foglia che si agita ascoltano anche loro il vano racconto del peso della vita. Io con questo vi ringrazio per l'attenzione, ringrazio QAM e CRIMEDIM per la quotidiana collaborazione e anche per aver dato al SISM la possibilità di raccontare i propri progetti questa sera. E colgo l'occasione per invitarvi a Torino ad un incontro su Wolisso Project che si terrà il prossimo 21 maggio presso le Officine Grandi Riparazioni. Sarà un'occasione sicuramente per conoscere meglio e più da vicino il progetto e ascoltare le testimonianze di alcuni studenti che sono partiti per l'Africa, tra cui Umberto Rosso, che è il nostro presidente nazionale. Bene, grazie Arianna per questa freschezza e impegno che ci ha trasmesso. Prima di passare la parola al dottor Pototu, vorrei far partire, vi dico, un breve video che ci introdurrà alla situazione in Sierra Leone. Thank you.
Grazie, allora, dottor Putopo ci spiegherà allora lei. Grazie, buonasera a tutti, ringrazio gli organizzatori e vi porto i saluti caldi, amichevoli, cordiali del nostro direttore, Don Dante Carraro, che doveva essere qui al posto mio, che è un prete, ma è un prete medico cardiologo, quindi è anche un amico e un partner interessante con cui stare assieme. Io sono Giovanni Putotto, sono un medico, sono stato 11 anni in Africa, in Uganda e in Ruanda durante il genocidio e ho un background di salute pubblica. E l'obiettivo del mio intervento è di narrarvi il prima, cioè come si è arrivati a questo progetto. Poi lascerò la parola a Luca, che presenterà invece il progetto del NEMS. E l'ho riassunto fondamentalmente in questa frase: da From Ebola Zero to Zero Maternal Death, le basi del progetto NEMS. Quindi, fondamentalmente c'è stato un bando pubblico internazionale, gestito dal Ministero della Salute del posto, un progetto importante, quasi 13 milioni di dollari, finanziato dalla Banca Mondiale. Bene, prima di arrivare a questo bando e alla risposta a questo bando, diciamo due parole anche in termini narrativi di cosa, come e quando e che cosa ha fatto il QAM in Sierra Leone. Intanto la scelta di questi paesi, ma avviene a caso perché c'è un'emergenza o c'è anche il frutto di una riflessione? Come QAM noi abbiamo una strategia fondamentale, che è concentrarsi nell'Africa in particolare, dove c'è la maggiore criticità in termini di povertà. Sta cambiando la mappa, la geografia della povertà, e in particolare la povertà sta concentrando negli stati fragili, si chiamano così, stati fragili, sul Sudan, Sierra Leone, Repubblica Centroafricana, eccetera. Fragili perché sono usciti da un periodo lungo di guerre, perché c'è, in base ai dati disponibili, una situazione sanitaria gravissima in termini di mortalità materna, neonatale e infantile. Avete sentito come nel caso del Sud Sudan, anche la Sierra Leone soffre di una gravissima penuria di operatori sanitari in rapporto agli standard internazionali. Ma poi c'è anche un altro punto che ci aveva interessato della Sierra Leone: la decisione presa nel 2010 dal Presidente di offrire i servizi materno e infantile in modo gratuito. In Africa, nella maggior parte del mondo, la salute è a pagamento. E questo è un grave problema. Quindi questo sforzo di sostenere anche una politica valida è stato un altro dei motivi. E si è intervenuti nel distretto di Pujolo, che vedete lì, nel sud del paese, con un progetto di intervento tipico del QAM, che è quello che si focalizza sui temi materno-infantili e parte analizzando i bisogni sanitari, le strutture, i servizi, i gaps che ci sono, in un territorio circoscritto, il distretto di Pujaum, oltre 300.000 abitanti, dove c'è una rete sanitaria con un ospedale e affiancato da oltre 70 centri sanitari periferici. E l'obiettivo è di rafforzare tutti i livelli, quello comunitario, quello della salute pubblica, dove si rivolgono la maggior parte delle persone, in particolare le donne e i bambini, per i servizi di prima necessità, fino all'ospedale, fino al sostegno anche alle attività di programmazione e gestione da parte delle autorità sanitarie. Quindi un approccio che va in questa direzione. E questo, alcune anche immagini per farvi vedere come si tratta di un distretto effettivamente rurale, attraversato da fiumi, con molte difficoltà da questo punto di vista, cioè della sua percorribilità, delle caratteristiche fisiche, ecco. Mentre si lavora, nel 2014, abbiamo iniziato nel 2012, quindi due anni appena di intervento, dico appena perché gli approcci li avete sentiti sono a medio e lungo termine. Quando si sceglie un paese, si rimane in quel paese per 20-30 anni. Ci sono generazioni intere, qualcuna è qui presente anche, che
mi ha preceduto, mi ha formato, ed altre più giovani invece che mi hanno susseguito, ecco. Bene, allora, scoppia l'epidemia di Ebola in Sierra Leone, la più grande epidemia di sempre di questa febbre emorragica del filovirus, e scoppia un'area del paese che non ha nessuna conoscenza ed esperienza di questo tipo di epidemia. Una cosa strana anche, perché non si sa come sia arrivata là, adesso ci sono anche qualche ipotesi che si fanno. Ed è emergenza totale perché saranno 4.000 le persone che moriranno, tra cui 240 operatori sanitari, 14.000 casi notificati, viene dichiarato lo stato di emergenza internazionale. Tutte le nazioni devono adoperarsi in uno stato di emergenza internazionale per aiutare le popolazioni, gli stati che stanno affrontando un problema di grande portata umanitaria. È stato così anche per la Sierra Leone, sì, è stato così, ma con anche dei limiti evidentissimi che sono emersi, soprattutto in termini di rapidità della risposta. La risposta degli aiuti è stata tardiva. Ecco. Però questi aiuti sono arrivati anche in maniera massiccia, e tra gli aiuti anche una flotta di oltre 200 ambulanze che dovevano servire per il trasporto dei malati, dei sospetti di Ebola, per fronteggiare l'epidemia. Quindi questa epidemia arriva anche a Pujon, arriva anche al distretto, e il CUO reagisce assieme alle autorità, assieme alla popolazione, assieme agli operatori sanitari, avvia tutta una serie di interventi che sono tipici interventi di salute pubblica per il contenimento della diffusione delle epidemie. E quindi centri di isolamento, gli Ebola Center, la gestione attenta della prevenzione delle infezioni all'interno delle strutture sanitarie, ma anche il coinvolgimento delle comunità, la formazione degli operatori e soprattutto l'attenzione a fare in modo che i servizi ordinari continuino. Questo è fondamentale. Nelle situazioni di grande crisi, di emergenza, come un'epidemia di questa portata, non c'è soltanto il rischio, il pericolo immediato portato dall'epidemia. C'è, accanto a questo, ci sono gli effetti indiretti. E cioè il fatto che i servizi ordinari, no, le prestazioni sanitarie, materne, infantile, le emergenze per le complicanze materne e quant'altro, si arrestino, si paralizzino. Questi hanno un death toll, cioè una quantità di morti evitabili, eccetera, anche superiore a quella della stessa epidemia o dell'emergenza che ci può essere. Quindi questa è stata la preoccupazione del CUO. E la preoccupazione poi, questo intervento, è stata quella di chiedersi: ma in qualche modo siamo stati efficaci nel contenere, ci siamo fatti anche aiutare, abbiamo raccolto i dati e abbiamo ricostruito la catena epidemica, la catena della trasmissione delle infezioni, la vedete qui, dal primo caso fino a tutti gli altri, come si è trasmessa, e nell'ambito delle comunità, e nell'ambito delle strutture sanitarie. Questo grazie anche al contributo di strutture e di competenze, insomma, a cui bisogna rivolgersi. Ebbene, gli interventi fatti con la pluralità di voci, naturalmente, ecco, non solo del CUO, si sono dimostrati efficaci. Sono stati quasi una settantina di casi di Ebola, ma gli interventi efficaci sono stati la grande tempestività nell'isolare i pazienti, da un lato, e dall'altro nel contact tracing, e cioè l'attivazione di questi gruppi di giovani formati rapidamente in maniera efficace nel raggiungere le comunità dove c'erano delle chiamate di sospetti malati di Ebola, intervistarli, misurare la temperatura, eventualmente segnalarli e portarli in strutture di isolamento. Grazie a questo il distretto di Pujon ha potuto contenere e spegnere per primo l'epidemia al suo interno. Quello che vedete qui è il terzo centro di isolamento che era stato costruito, e sotto questo gruppo di giovani responsabili del contact tracing. L'altra domanda che ci eravamo posti
Ma il sistema ha retto? È per il motivo che vi dicevo prima. Se a causa dell'epidemia i servizi ordinari vengono arrestati o hanno un break, hai un carico, un sovraccarico di morti evitabili per malaria non trattata. E questo perché? Perché i centri sanitari, gli operatori stessi, temono di continuare il lavoro in contesti di rischio. La stessa popolazione, le donne, non possono non fidarsi più degli operatori sanitari stessi, quindi non vanno a partorire o a farsi vaccinare. L'intervento che era stato fatto per considerare gli effetti immediati e gli effetti indiretti. Quindi con lo studio abbiamo documentato che grazie a questo tutti i centri hanno potuto funzionare e i parti assistiti sono addirittura leggermente aumentati. Questo durante l'epidemia. Poi c'è stato uno studio più di carattere speculativo che è nato da questa domanda. E se avessimo avuto a disposizione il vaccino? Perché dopo un anno qualcuno ha staccato un assegno di 1 miliardo e subito il mondo occidentale, vista anche la pericolosità dell'epidemia, ha attivato i propri laboratori e ha sintetizzato il vaccino. Perché? Ebola è una delle malattie neglette e come molte delle malattie neglette per molti anni è rimasta negletta anche dal punto di vista poi dell'attenzione per quanto riguarda la produzione di terapie e di vaccini. Beh, questo studio qui, anche questo è uno studio congiunto con altri partner, nostri partner, ha documentato che avessimo avuto a disposizione anche il vaccino, sarebbe comunque necessario mettere in essere tutti gli interventi di salute pubblica di tipo tradizionale. Il vaccino da solo non riesce a contenere, con i dati reali, non avrebbe potuto contenere l'epidemia e spegnerla. Da questo abbiamo preso delle lezioni, ci siamo anche messi assieme ad altri come NSF e abbiamo mandato un messaggio forte anche alla Commissione europea, sottolineando l'importanza di avere in tutti i paesi, specie nei paesi pratici, un sistema sanitario capace di reagire, di essere resiliente, come avete messo voi. Questa è stata l'esperienza di Ebola. Ma dopo l'esperienza di Ebola, ci siamo occupati, Ebola zero, di mortalità materna, di morti materne, zero morti materne, perché la Sierra Leone ha un tasso di mortalità tra i più alti al mondo, 1600 morti per 100.000 nati vivi. E la riflessione si è concentrata sul sistema di riferimento. Questo è il modello tipico, concettuale, ereditato ormai da vari anni, dei tre ritardi. Il primo è la donna che non si accorge di una complicanza materna, il secondo modello è quello dei trasporti e delle barriere che ci sono, economiche, geografiche, culturali qualche volta, che impediscono alla donna di arrivare ad avere un'assistenza sanitaria. Poi il terzo ritardo è il ritardo in termini di incapacità o insufficienza o inadeguatezza della risposta sanitaria ai problemi delle complicanze. Perché ci si è concentrati soprattutto sul sistema di riferimento e quindi sulle ambulanze? Ormai l'80% di parte avviene nelle strutture sanitarie nel distretto di Pujaun e l'ospedale in termini di capacità di risposta è stato per anni ritenuto dal Ministero e dalle agenzie internazionali il migliore in termini di qualità. Quindi c'era qualcosa che non ci tornava, che era proprio la questione dei tempi, dei trasporti, delle emergenze. E questo ci ha costretto a studiare molto da vicino il territorio, la geografia del territorio, e a suddividerlo in rapporto alla densità e alla concentrazione della popolazione. E all'importanza che c'era delle barriere naturali, dal fiume Moa che taglia trasversalmente, che taglia già longitudinalmente il distretto, agli acquitrini, alle paludi, alle isole che sono nel sud del paese. E quindi a concentrarci anche nel capire quali potessero essere le migliori distribuzioni delle ambulanze all'interno del distretto di Pujaun. Vado avanti veloce, eccolo qua. La conoscenza del territorio, delle caratteristiche olografiche anche del territorio, deve andare di pari passi con la conoscenza poi della rete sanitaria.
dove sono localizzati questi centri, quali sono i tempi di percorrenza, le distanze, le comunicazioni che ci sono. Ecco. E dove è localizzato lo staff qualificato, perché è pochissimo, perché alcune emergenze probabilmente possono essere trattate in centri sanitari di livello inferiore, non direttamente in ospedale. E queste, come potete vedere, cioè 8 per circa 20.000 parti attesi, nel distretto di Pugione ci sono 8 ostetriche qualificate. Allora il referral system si è cominciato su questi tre pilastri: comunicazione, trasporto, informazione e governance. È stato costituito un numero unico di chiamata. La chiamata si fa all'interno dell'ospedale in sala parto e la chiamata viene recepita da parte di un'ostetrica che fa un minimo di screening, cioè cerca di capire qual è il problema, che viene opportunamente formata e decide poi insieme al medico se inviare o meno l'ambulanza. Chi chiama? Chiama, nel caso di Pugioco, che è stato un pilota, un esperimento, chiama tutti i centri sanitari, le autorità sanitarie e le autorità dei villaggi, in maniera tale che non si possono diminuire, per così dire, anche le chiamate che hanno molto a che fare, perché la rete sanitaria è molto estesa. Al contrario, in Sud Sudan, a Iro piuttosto che a Civet, ecco, la chiamata è privata, può venire dai villaggi stessi. C'è il problema naturalmente della copertura geografica, per cui alcune unità sono state dotate del satellitare. Questo investimento ci ha fatto capire che dovevamo avere un numero più elevato di ambulanze, e quindi ne abbiamo aggiunte altre due nel distretto, e le abbiamo un attimo strutturate in termini di poi personale formato minimo, ecco, all'interno dell'ambulanza mandavamo sempre in ostetrica, questo per permettere di avere un personale sanitario capace di orientarsi. Il fiore è la maintenance, non basta, bisogna che sia un sistema anche che metta per iscritto poi quali sono stati i problemi sanitari e quali sono state le prestazioni erogate e cosa deve essere fatto, quindi un coinvolgimento e una formazione continua del personale sanitario, oltre 70 centri sanitari più l'ospedale. E quindi su questo bisogna entrare poi nello specifico, ma lo dirà meglio Luca, perché noi qui il focus è soprattutto quello materno, le complicanze materne, bisogna che gli aspetti clinici minimi siano posseduti dal personale, altrimenti non si va da nessuna parte, minimi. E quindi formazione continua, revisione dei casi, feedback, comunicazione e trasporto. E poi qua che cosa vedete? Due aspetti fondamentali, la comunità deve essere coinvolta. La comunità, come è stato nel caso di Ebola, anche nel caso delle complicanze materne e della sanità in genere in Africa, è un must e si deve fare, perché una comunità consapevole dei problemi e delle cause dei problemi è la prima a intervenire e ad agire. E quindi c'è stato un lavorio enorme fatto con i paramount chief, i capi locali, che hanno chiamato le comunità, hanno detto: guardate che adesso c'è la possibilità di chiamare al telefono, però è fondamentale che fate riferimento ai centri sanitari, che non ci siano chiamate fatte per niente. Un lavoro enorme a livello comunitario, capillare. E poi il coinvolgimento delle anche delle autorità. In tutti i paesi ci sono autorità. Autorità tecniche, autorità statali, autorità amministrative, autorità culturali. Bisogna coinvolgerli sul problema. E si dava un feedback. Ogni 3 mesi, in base all'epidemiologia, c'era un certo numero di emergenze attese e si dava un feedback per iscritto, con tanto, qui lo vedete, il nostro opuscolo che si diceva, per ogni area si diceva: guarda che mi ha inviato solo il 20% delle emergenze che erano previste, oppure sei sulla buona strada, sei sul 65%. Allora, questi risultati qui sono stati presentati in un workshop nazionale a Freetown, assieme agli altri stakeholder, cioè al Ministero, alle agenzie internazionali e alle altre ONG che si occupano delle emergenze, di tutti i tipi di emergenze, ma particolarmente delle emergenze materne e infantili. E abbiamo cercato di portare questa esperienza documentandola da un duplice punto di vista, cioè di efficacia e di costo.
Per quanto riguarda l'efficacia, abbiamo applicato degli indicatori che sono quelli raccomandati e suggeriti dall'OMS nel caso del monitoraggio delle emergenze ostetriche. Sono 8. Qui io faccio una breve, rapidissima, come dire, un passaggio, no? Di questi. Il punto fondamentale è che è possibile, dal punto di vista di nuovo epidemiologico, considerate una popolazione e alcuni parametri, avere un'idea della patologia attesa. Nel caso delle complicanze materne si chiamano major direct obstetric care, è il numero delle complicanze ostetriche attese in rapporto ai parti. E quindi dopo si va a vedere se il sistema in qualche modo è capace di intercettare il numero delle emergenze attese. Qui, che cosa potete vedere? Che dopo che è stato avviato con grande sforzo a tutti i livelli il sistema di riferimento basato sulle ambulanze, sono aumentati intanto gli indicatori di attività, sia i ricoveri per la maternità, la pediatria, i parti, i tagli cesari, le MEDOC trattati, gli interventi chirurgici, i casi riferiti ostetrici e quelli pediatrici, di un numero considerevole. Noi abbiamo adesso i dati fino al 2017 compresi. Vedete qua, con il miglioramento del referral system, come sono aumentate le complicanze ostetriche riferite e la loro tipologia. E di queste, 679 nel 2015, 464 sono state quelle catturate dalle ambulanze dal sistema di riferimento. Adesso siamo a 800. 800 uscite in un anno, 2017. E qui vedete che è cresciuta parallelamente, catturando più emergenze ostetriche, anche la numerosità del taglio cesare, ma finalizzato, cioè per casi documentati di complicanze, portandolo da 0,9 a 2,3%. Mentre si è tenuta una qualità delle prestazioni buona, perché la mortalità legata alla gestione delle complicanze ostetriche dirette, ecco, e si è mantenuta sotto l'1%, che è lo standard internazionale. Quindi sono state in quest'anno 6 morte per causa diretta. E vedete, c'era passati, questo è un altro grafico che ve lo indica. Come sono stati tenuti entro parametri buoni, la mortalità fetale e quella neonatale precoce entro le prime 24 ore, che è da riferire alla qualità dell'assistenza ostetrica, questioni tecniche, ma non siamo medici, questioni tecniche, non bisogna spaventarsi. E poi quella relativa anche alla mortalità sulle 7 settimane. Mi interessa farvi vedere questo, che è un indicatore indiretto, che invece che è un indicatore relativo al bisogno ostetrico non raggiunto. Che cos'è questo indicatore indiretto? È il numero delle donne che hanno bisogno di intervento ostetrico maggiore, la parotomia, perché ha una complicanza che è a rischio di vita. È ancora più preciso rispetto a quelli precedenti. Bene, in quell'anno lì, questo il 32% delle donne che soffrivano di queste patologie gravi a rischio di vita non sono state intercettate, non sono state trattate, ma in primo anno ne abbiamo intercettate quasi il 68%. E poi sono stati, vi risparmio tutti i passaggi, tutte le analisi sulla costo-efficacia, e il costo per anno salvato in dollari è stato di 34, che con le comparazioni di altri studi simili fatti dal QAM in Uganda e in Etiopia non è male. Il costo per la comunità sarebbe di 0,23 dollari pro capite per abitante, il costo del sistema delle ambulanze. Questi sono degli studi che abbiamo fatto in vari paesi sulle ambulanze, sul sistema di riferimento. Sud Sudan, Uganda, Etiopia, e adesso siamo prossimi anche per la Sierra Leone. Allora torniamo al punto. Sulla base di questo, di questa esperienza, abbiamo partecipato al bando. E questo bando, ecco, dietro c'è l'esperienza di come si è affrontato il problema dell'Ebola,
di come si è cercato di migliorare sul campo il rafforzamento del sistema sanitario attraverso un utilizzo su basi razionali del sistema delle ambulanze e delle chiamate, e poi ci abbiamo lavorato assieme, adesso lascio la parola a Luca, e abbiamo ottenuto la comunicazione nell'estate 2016 che il bando era stato visto. In questo bando lasciatemi dire alcune cose, che per noi è stato un onore incontrare il Crimedi. Ci siamo arrivati un po' per vie provvidenziali, amichevoli. Io ho detto, in questo progetto dobbiamo avere due attori oltre il cuore. Come conosce l'Africa e i problemi, e se mi permettete, un po' anche gli atteggiamenti giusti da avere in Africa, che vi sono stati detti benissimo da Flavio. Però ognuno il suo, avevamo bisogno di avere un partner che portasse un peso importante, perché un servizio nazionale, 200 ambulanze, volumi, la Regione Veneto. E io sono, eravamo tutti convinti della necessità di avere un partner serio per la formazione e la ricerca. E tramite il dottor Carli dell'Ares siamo arrivati al Crimedi, a Luca e al professore della Croce, che ringrazio perché insieme stiamo affrontando questa avventura, e vi assicuro è un'avventura che, insomma, se la compagnia dell'anello è giusta, c'è qualche speranza di portarla fino in fondo. Vi ringrazio e vi aspettiamo in Africa. Giovanni, l'onore è nostro, sono abbastanza emozionato perché effettivamente è un progetto a cui ho lavorato molto, abbiamo lavorato insieme un'estate intera e per la prima volta siamo qui a presentarlo ufficialmente. Sono emozionato non solamente per il QAM, ma anche per il sisma. Quando prima parlava qui Arianna, era stato bellissimo vedere appunto il progetto che è nato, in cui io personalmente ho speso anni della mia vita per renderlo un progetto anche internazionale, sta continuando a essere, mi hanno spoilerato, in senso è un progetto che adesso è diventato su tutto il suolo italiano ed è diventato adesso un grande progetto internazionale. Dato che abbiamo tutti fame ed è molto tardi, siamo già in ritardo, ho circa 150 slide molto, molto tecniche, saranno molto noiose. No, a parte gli scherzi, la mia sarà una presentazione molto che va a toccare le emozioni, cioè ho deciso di trasmettere le emozioni che abbiamo provato in quel mese insieme e che sicuramente proveremo nei prossimi anni. Ricordo come se fosse ieri la chiamata di Giovanni, era fine giugno, inizio luglio del 2016, in cui si stanno già iniziando a pensare alle vacanze, ok, dove andiamo, dove vado, di qua di là, arriva la chiamata di Giovanni e dice: ma Luca, vuoi partecipare a un progetto per creare il 118 su tutta la nazione della Sierra Leone? Io ho detto certamente, subito, tanto che io sono una persona molto istintiva, sì, ma appena ho messo giù il telefono la reazione è stata questa, cioè nel senso urlo di Munch, non per il fatto della creazione del 118, non perché fosse estate, perché io sono stato tante volte in Africa. Sono attualmente un ricercatore dell'Università del Piemonte Orientale, sono un medico, sono un anestesista, ma che ha deciso di lasciare l'attività clinica per dedicarsi ai disastri, per dedicarsi alle emergenze, per dedicarsi all'assistenza umanitaria. E conosco l'Africa perché sono stato tante volte, sono stato in Sierra Leone più volte, sono stato in Uganda, in Mauritania, in Senegal, in Burkina Faso, conosco l'Africa. E quindi nel momento in cui lui, Giovanni e il QAM ci hanno proposto di partecipare a questo progetto, avevamo subito capito di cosa stavamo parlando, cioè la difficoltà nel poter creare e sviluppare quello che appunto il bando chiedeva. E stiamo parlando di un ambiente fantastico, un ambiente bellissimo, in cui
cioè tutti ci abbiamo lasciato il cuore, dove appunto prima col professore discutavamo dove c'è la terra rossa, dove c'è l'emozione. Però purtroppo ci sono anche, sono dei paesi molto vulnerabili. Vulnerabili non solamente per appunto la situazione socio-economica, ma anche perché è un paese che è stato dilaniato negli anni da una grave crisi e da gravi guerre civili. Non solamente le guerre civili, ma poi, come ha detto appunto Giovanni, è arrivata Ebola. Ebola che ha appunto messo in ginocchio un paese che già era stremato dalla guerra e un paese tra i più poveri del mondo. E io conosco bene la Sierra Leone perché ci sono stato. Ho lavorato in Sierra Leone, per la Sierra Leone, sono stato un Ebola fighter e, come diceva il professore, abbiamo sviluppato insieme a Save the Children un progetto per andare a sviluppare le competenze per non essere contaminati dal virus. E sono stato per lungo tempo, sono stato il direttore dell'addestramento di tutto l'Ebola Treatment Center in Carytown, quindi in Freetown, e ho addestrato circa 1000 persone durante il periodo di Ebola, utilizzando appunto le metodiche che noi crimini abbiamo sviluppato negli anni, e ho anche provato cosa voleva dire non solamente addestrare, ma anche essere all'interno della zona rossa e quindi anche trattare il paziente. E nel momento in cui Giovanni ci ha proposto questo tipo di progetto, subito l'idea è stata quella: ok, andiamo a capire quali sono le nostre competenze, quali sono le nostre conoscenze e soprattutto quali sono le nostre eccellenze. L'Italia in questi anni ha sviluppato un sistema di servizio extraospedaliero di emergenza molto sviluppato. Noi in Piemonte è tra i più sviluppati in Italia insieme a quello della Lombardia. E per chi non lo sapesse, dobbiamo cercare di cambiare il titolo della nostra presentazione, perché non c'è più un 118, sì, subito ci viene in mente il servizio di emergenza sanitario, ma adesso stiamo cercando di portare su tutto il territorio nazionale il 112, che è il numero unico di emergenza, e quindi cercheremo anche in Sierra Leone di portare questa cultura, cioè del numero unico. In questo momento appunto il Piemonte è presente, e altre regioni dell'Italia, è presente il numero unico del 112, su cui appunto è un numero gratuito a cui tutti possono accedere. E volevo fare appunto un piccolo preambolo per capire appunto la difficoltà nell'andare a sviluppare questo progetto, proprio sulla base delle nostre conoscenze del 118. Come funziona il nostro sistema di emergenza territoriale? È un sistema appunto che si occupa di emergenze fuori dall'ospedale, che va incontro al paziente con mezzi. E i mezzi soprattutto vengono gestiti da una centrale operativa che, a differenza indipendentemente dalla regione e quant'altro, sono diverse centrali sul territorio che gestiscono le chiamate in entrata, e ci sono degli operatori competenti all'interno appunto della centrale operativa, che sono per lo più di competenza infermieristica e medica, che fanno una valutazione della gravità della chiamata e decidono poi appunto di inviare sul posto mezzi di soccorso. In Italia abbiamo diverse tipologie di mezzi di soccorso, e sono alcuni molto avanzati come l'elisoccorso, come l'ambulanza avanzata con il medico e l'infermiera. Questo è il nostro standard a cui noi stavamo cercando di fare riferimento. E in più le competenze che noi in Italia mettiamo all'esterno dell'ospedale sono altamente qualificate, altamente professionali, quindi, come abbiamo detto, non solamente volontari del soccorso, ma infermieri, medici addestrati per l'intervento extra ospedaliero, che ha l'obiettivo, come lo sappiamo, di non fermarsi sul territorio, ma l'obiettivo fondamentale è quello di ridurre il tempo del trattamento definitivo che avviene in ospedale. Quindi la mia preoccupazione è proprio questa: vedere questo modello ed introdurlo in Sierra Leone, dove la regione, il paese è totalmente differente. L'abbiamo visto dalle fotografie e dai racconti di Giovanni. Siamo di fronte, questa è Freetown, una città prettamente africana, in cui appunto c'è la popolazione
c'è un cosiddetto inurbamento, molta della popolazione si trasferisce dalle zone rurali per inserirsi all'interno della città e la città non è in grado di gestire questa moltitudine di persone. E la situazione è questa, è una fotografia presa da sottoscritto in ambulanza. Vedete la situazione a Freetown e poi invece la situazione fuori Freetown, nelle zone rurali, molto difficile, molto complicata, anche in queste situazioni. Quindi vedete le difficoltà nell'andare a aggiustare, modificare un sistema che in Italia funziona benissimo in un contesto totalmente differente. E questa è stata la nostra competenza, quella di andare a capire, conoscendo il nostro paese, conoscendo il nostro sistema e conoscendo l'Africa, quindi unendo queste due competenze abbiamo creato questo progetto, questo sistema. Quindi, come diceva Giovanni, la prima missione è stata a luglio-agosto del 2016, io, Giovanni e Guido Bertolato siamo stati in Sierra Leone, abbiamo fatto una valutazione estensiva delle risorse che il paese poteva mettere a disposizione. Questa è stata la prima fotografia che abbiamo fatto. Vedete, c'erano a disposizione oltre 200 ambulanze, messe a disposizione dalla cooperazione internazionale durante l'epidemia di Ebola e lasciate lì, in un parcheggio. E siamo andati anche a valutare la centrale operativa che in quel periodo ancora gestiva le chiamate per possibili casi di Ebola. In quel periodo, durante appunto l'epidemia di Ebola, era stato istituito il numero 117, che per noi in Italia era già in partenza molto difficile da gestire. E siamo andati ad analizzare appunto il sistema in quel momento in essere, quindi abbiamo fatto le valutazioni proprio sul campo. E poi ci siamo messi, abbiamo lavorato per tante settimane proprio per andare a creare, a disegnare il sistema, sulla base appunto della geografia, sulla localizzazione appunto di, come diceva Giovanni, dei principali presidi sanitari del paese e soprattutto anche andando a capire quali erano le necessità del paese e le risorse in termini di infermieri, medici e tecnici del soccorso. Abbiamo passato le notti a discutere, a parlare, a ragionare e a disegnare il progetto. Queste erano le nostre bellissime discussioni verso le 10, le 11 di sera, in cui dopo una lunga giornata di scrittura si andava a ragionare, a analizzare sulla fattibilità del disegno. E poi, quello che dicevamo prima, se non si conosce l'Africa, se non si conosce la cultura africana, se non si conosce quello che è effettivamente le necessità del paese, non si può lavorare in questo contesto. Questo è un esempio, è una foto presa dal nostro cosiddetto studio, che è stato per due settimane. Stavamo discutendo su, ok, mettiamo la centrale operativa a Carytown, mettiamo 200 ambulanze dispiegate. A un certo momento, durante una sosta per il tè, per il caffè, abbiamo visto questo. E questo vi fa capire anche la difficoltà culturale nell'andare a implementare un progetto del genere. Ambulanza utilizzata come carro funebre. Capite? Cioè, cambiare la mentalità della popolazione. E questa è stata la grande difficoltà. Ci sono numeri che la scienza ci ha aiutato, abbiamo studiato tanto, abbiamo letto molto, abbiamo discusso, abbiamo messo insieme le nostre diverse competenze, una competenza prettamente di public health, una mia esperienza prettamente di emergenza, sia all'interno del servizio preospedaliero che in ospedale, ma anche nei disastri, e l'esperienza del nostro collega Bertolaso, che come sapete è stato il direttore della protezione civile. Quindi, mettendo insieme queste competenze, abbiamo cercato di disegnare il progetto e abbiamo anche dovuto, diciamo, affrontare dei problemi logistici. In quelle settimane siamo diventati un team molto, molto efficace anche in cucina. Il disegno, cosa abbiamo
abbiamo appreso? Abbiamo appreso che in Sierra Leone il numero totale di medici è bassissimo. Le ha detti prima i numeri, siamo di fronte a dei numeri che vanno nell'ordine delle decine. Ok? E quindi abbiamo analizzato come possiamo costruire un sistema basato esclusivamente su competenze di base. Quindi siamo andati ad analizzare il nostro sistema di volontariato, il sistema della Croce Rossa Italiana che è in supporto al 118. E quindi abbiamo ragionato e pensato che potevamo andare a utilizzare gli infermieri che non sono attualmente purtroppo assunti. E quindi andando a lavorare sugli infermieri, andando a dare quelle competenze di tecniche di emergenza prospedaliera agli infermieri, si poteva ottenere un progetto effettivamente efficace. E inoltre si è andato a ragionare sulla distribuzione delle ambulanze e sulla costruzione della centrale operativa in capitale. Oltre a questo abbiamo ragionato anche su quali altri individui potevano essere importanti nel nostro progetto, quindi civili, persone comuni con magari delle competenze specifiche nella gestione di classi, per esempio dei maestri di scuola, cioè andare a cercare quelle persone che potrebbero essere in grado di diventare i driver del nostro sistema. E in più abbiamo iniziato anche a costruire il sistema a livello gestionale, quindi sulle nostre competenze, sulle nostre conoscenze, siamo andati a costruire la nostra scala gerarchica e proprio per andare a sviluppare il progetto da un punto di vista manageriale. E abbiamo preso in considerazione il nostro sistema 118, che come dicevo è diventato 112, quindi andremo ad implementare un servizio che attualmente è in essere, che è il 112, che si spera alla fine del progetto diventi l'unico numero su tutto il paese a cui la popolazione può accedere con una telefonata gratuita. E come in Italia, sulla base appunto della valutazione degli infermieri che saranno formati dal nostro team, si andrà appunto a sviluppare le competenze del personale locale in grado in 2 anni di poter gestire autonomamente la centrale operativa. E in più siamo andati, come vi dicevo, a ragionare su come andare a distribuire in maniera geografica le nostre ambulanze, ed è stato un lavoro molto impegnativo. Siamo andati a ragionare appunto sulle regioni, sulla geografia delle regioni e soprattutto sulla distanza di queste localizzazioni rispetto ai punti di assistenza, come dicevamo prima, ostetrica e ginecologica. E vedete che lavoro, 200 ambulanze distribuite su tutto il territorio della Sierra Leone. Quindi questa sarà, diciamo, la visione a 2 anni del nostro sistema di emergenza territoriale su tutto il territorio della Sierra Leone. E come dicevamo prima, si andrà anche attraverso la formazione del personale, quindi infermieri che sono attualmente non assunti dal sistema sanitario nazionale del paese, formati per diventare paramedici, attraverso appunto la competenza sviluppata all'interno del nostro centro. Questa è l'immagine, voi pensate appunto a un scritto, disegnato, prodotto 100 pagine di progetto, e si pensava ok, adesso lo sottomettiamo online, io ero l'esperto della progettazione europea, e poi questo è stato il momento fatidico della presentazione del progetto. Abbiamo riso molto di questa situazione. Vedete appunto la difficoltà e comunque anche il desiderio di riuscire a introdurre, di riuscire a essere in Africa con gli africani per riuscire a portare del beneficio. E quindi è stato il momento della sottomissione. Adesso il progetto è iniziato, quindi è stato approvato, abbiamo vinto
questo bando competendo con altre 7 organizzazioni internazionali. Quindi il nostro modello e la nostra visione a 2 anni è stata premiata sia dal Ministero della Salute che dalla Banca Mondiale con un grant di diciamo 13 milioni di dollari. E questo è stato il momento dell'inizio ufficiale dell'inizio del progetto. Quindi il presidente della Sierra Leone insieme appunto al consorzio, a QAM, hanno presentato ufficialmente l'inizio del progetto e le ambulanze stanno iniziando a essere messe a punto. Cioè, ci sarà quindi in questo momento una prima programmazione molto, diciamo, istituzionale per andare a creare la cosiddetta governance, come andare a costituire appunto quel sistema di gestione e soprattutto andare a capire quante ambulanze possono essere messe subito a disposizione. E vi faccio vedere il primo video di un'intervista appunto fatta in Sierra Leone dal TG1 a Don Dante Carraro, che è il presidente del QAM, e dottor Paolo Rosi, che è il responsabile del progetto in loco. Quindi per concludere volevo nuovamente dare enfasi a questa nostra collaborazione, una collaborazione trilaterale con 3 diverse istituzioni, 3 diverse competenze che si mettono insieme, eccellenze italiane che si mettono insieme per stare in Africa con l'Africa, in questo caso con la Sierra Leone, per migliorare l'assistenza sanitaria. Non solamente nelle emergenze, ma creando un sistema di emergenza territoriale di questo tipo si andranno a ridurre tutte le patologie, la maggior parte delle patologie, e si andranno anche a ridurre, scusatemi, ma anche il rischio di altri disastri come le guerre e come l'Ebola. Quindi un sistema resiliente passa anche attraverso un sistema di emergenza territoriale di questo tipo. Quindi siamo noi che siamo onorati di essere parte di questo progetto, che sicuramente non finirà a 2 anni, ma sono convinto che insieme porteremo dell'alta professionalità anche successivamente, anche all'interno dell'ospedale, per andare a sviluppare il sistema di emergenza all'interno dell'ospedale. E come conclusione volevo ricordare appunto il nostro collega Ahmad, quindi volevo fare, non l'avevo mai detto prima d'ora, ma dedico il mio sforzo compiuto nel 2016, perché è stato l'anno appunto in cui ancora non sapevamo effettivamente che era in prigione, ma a oggi, purtroppo in questi giorni, è 2 anni, dedico a lui, ad Ahmad, questo sforzo che noi andremo a portare in Sierra Leone, perché crediamo che coi sogni si può andare a cambiare qualsiasi situazione. La situazione in Sierra Leone come la situazione attualmente in Iran. Grazie. Bene, allora non possiamo che unirci.
esprimere tutte le nostre congratulazioni per questo importante riconoscimento al nostro paese che è avvenuto al CRIME di Melkuam per questo progetto approvato. Io non so se ci sono delle domande, penso al massimo un paio per vista l'ora, quindi se qualcuno, soprattutto fra gli studenti, ha delle domande da sollevare. È un po' tardino, allora grazie ancora per la partecipazione, per essere venuti stasera e alla prossima. Buonasera.